amici miei, benvenuti a questo nuovissimo video di Clash Royale. E se questo video dovesse arrivare a 30.000 mi piace, facciamo un altro spacchettamento da un centinaio di euro. Goliardico. No, troppi soldi, troppi soldi. Allora io mi manterrei su 10 euro. Facciamo lo spacchettamento, il chest opening più medio d'Italia. Oggi siamo qui, ragazzi, perché oltre a al solito contenuto chest opening di Mega3M che serve per potenziare le carte, ci ho buttato un centinaio di euro in questo video, mi sembra una roba del genere. Oggi andiamo a aspettare uno dei giocatori più forti italiani che è nel nostro team, nella Stormis Family. Tra l'altro vi invito, anzi no, siamo full. Ragazzi, Methods è il mio coach che mi aiuta, competitive player eccetera, e che mi coach, insomma, mi ha aiutato a salire tantissimo. Ho imparato più o meno a giocare, bene o male, tante carte non le conosco ancora, però contate che sono partito come record stagionale, avevo 5.009 la season scorsa. Questa season vorrei riuscire ad arrivare a 6.000 coppe, sempre con il coach, sempre con i consigli, sempre con le bastonate che mi dà. Ma allora, dobbiamo arrivare più o meno a 6.000 coppe questa season, ci dobbiamo riuscire. Questo è il mio deck, un deck abbastanza buono. Però quando mi vado a trovare mongolfiera, quelle robe lì, un po' di cazzi li andiamo a prendere. Ma non è un deck malvagio. Devo potenziare, mi mancano i soldi per portarmi sul cacciatore e eventualmente anche la strega notturna. Vediamo un po'. Comunque, oggi oltre a pacchettare, insomma, andiamo a aspettare anche a Legend God, che è uno dei giocatori più forti italiani, che fa parte della family, della Stormis Family, della nostra, del nostro clan, insomma. E nel video, come vedrete, scalerà e combatterà contro altri streamer. Anche, non credo che in questo video italiani, ma se non sbaglio con un pro player spagnolo, comunque con della gente in top 50 mondo. Comunque questo video serve probabilmente sia a me ma anche a voi per vedere effettivamente come ad altissimi livelli si gioca. Ale, come record personale mi sembra che era entrato nella top 50 mondo, forse top 14 mondo, e nella stagione precedente ha fatto 7.800 trofei. Queste saranno partite davvero incredibili, ragazzi, all'ultimo secondo, partite vinte in maniera incredibile, clutch della madonna. Quindi ci dobbiamo imparare tutti, anche perché di gameplay così se ne vedono pochi, non miei, perché non ci arriverò mai a sto livello. Cioè no, non è vero. Vi lascio al video. Io sono dentro, metto da startato, eh. Sì, sì, ci contro sono la Monse Army. Attenzione, Trivella. Ma lui ha cambiato deck? No, sempre lo stesso. Sempre lo stesso deck. Brutto posizionamento del principe nero qua. Tosta. Principe nero su strega notturna. Ah, non lo fermo. Non ha la zappa? Ha la zappa. Okay. Questa Tesla potrebbe essere un errore, perché se inizia a dover ciclare. Sì, dici? Dopo ce l'ha libero, sì. Quindi dopo li ficca dentro il gigante. Tipo adesso potrebbe partire a ponte, ad esempio, con il gigante dietro a supporto. Ok. Però l'avversario ha le frecce, quindi toglie sicuro gli sgherri. L'avversario è proprio un pezzo di... L'avversario, porco due, deve togliere anche il bomberolo. Sì, deve tankare col bomberolo. Ce l'ha di nuovo già la Tesla, sì. Altro cavaliere. Buono qui. Buono Ale, dai. Questo... Allora, il vantaggio di Ale in questo matchup è la notturna. Sì, che lì... Perché lì con lo spiritello... Buono. Bravo Ale, bravissimo. GG, bravo. Prima presa. Dai, ce la puoi fare. Ragazzi, vedete bene che mentre aspettiamo Ale, Methods, il giorno che abbiamo... Che tipo abbiamo fatto la live, dopo tipo ha droppato e poi ha riscalato, però il giorno che ha droppato tipo ha spaccato tutto. Tu stavi a 6.800, 6.900, 7.000, intorno alle 7.000 stavi, no? No, stavo già a 7.000, ho droppato e poi ho recuperato un po'. Ragazzi, Methods è una persona molto calma, solo che quando tipo perdi le partite a 7.000 coppe ti rode ancora più il culo. No, se vuoi posso farti pubblicare le mie foto dei miei... Dei pugni contro il muro. Rotti. Le mie nocche, sì, viola e gialle, sì. Non ha la razzo, ragazzi, è vinta. GG, bravo. Bravo Ale. GG. Andiamo, raga. Andiamo in. Vediamo un po'. Allora, Codigo è un pro player di Clash Royale. Ah, quindi abbiamo il super contenuto. Ha giocato il mondiale. Sì, sì. Quindi abbiamo il super contenuto. Quindi è tutta gente forte questa. Codigo. Codigo. Orco. Io non riderei più di tanto. Perché? Esatto. Oh, guarda. Lo sta asfaltando. Lo ha arato in questo momento. Raga, ma questo è il contenuto per YouTube? Ma vediamo. Chi lo sta asfaltando? Chi lo L'avversario sta asfaltando? Ale sta asfaltando a Codigo. Comunque Codigo c'ha il GR. C'è il GR dentro, dici? Sì, sì. Come fai a saperlo, scusa? In anticipo. Perché sono Methods. Cioè tu sai già che dietro quei punti interrogativi ci sta un GR. Certo. Io dico Pekka.
Ma dove lo vedi? Cioè, secondo voi cosa c'è dentro dietro quei punti di domanda del signor Codigo? Porco. Ma perché? Cioè, perché è il GR e non ha tipo il Golem? Perché Codigo non è un babbo, e poi le carte che sono, sono uscite sono da deck GR. No, no, certo. Non come quelle che usi tu. Quindi adesso lui praticamente... Credo... No, è finita. Ale, sta partita non può fare... Cioè, il Codigo non può fare nulla? Secondo no, te? No, può prendere il pesce senza vasella e basta. Ah, e basta? Ok. Sì, sì. Quindi vince l'Italia, ragazzi? Chi è TLI? Credo lo che... credo sia un giocatore del Team Liquid. Solitamente le iniziali indicano il team per cui giocano. Ma tra l'altro non hai nessun clan, quindi non possiamo trovarlo. Sbaglio o chi è il gigante elettrico vince le partite di questo gioco? Dipende. Oddio. Ok. Ha tirato una tornata orribile l'avversario. Sì. Tiro un altro hit. Buono, mi sento di due. A queste coppe è strano vedere certi errori. Cioè... Ogni hit è importante su ste. Su ste aste coppe. Ogni hit è importante. Ok. Sai che mi sa che gliela lascia. Non gliela lascia. No, però ha preso il pesce lo stesso. Il pesciones? L'unico problema è il prossimo. Perché deve ciclare il principe. Il principe è quello che fa più danni al gigante elettrico. Okay. Deve averlo sempre col push, okay. O ciclarlo semplicemente. Lui adesso cosa fa? E lascia perdere la torre di sinistra e tira dritto? Secondo me è un errore, perché li metterà come prima il principe nero in mezzo. Difende. A meno che non... Ma stack, mi è stato brutta la fireball, fireball. Brutta fireball. Brutta fireball. Già. Doppio prima, ok. No, shit. Però come... Oddio. Qua direi che è nella cacchina. Oddio. Però direi che i danni sulla centrale. Minchia, i danni sulla centrale sono golosi, eh. I danni sulla centrale sono golosi. Quella torre è andata, deve. Oddio. Adesso. A torri aperte. Un po' più difficilotto, secondo me. Gli ha ficcato adesso la tesa, non l'aveva mai tirata giù. Quindi tu dici cacchina su sta partita? Dici cacchina? Allora, se Ale fa un buon push e fa un'ottima difesa adesso e poi riparte, secondo me la può... Niente, ha fatto a torre, quindi se la può gestire molto molto bene. E dici Ale, ok. Quindi adesso lui mi ficchierà dentro la... non lo so. È inutile che parlo perché non ne capisco un... l'hai capito però, GG. Porco, io lo odio. Ma no, ma perché lo odio? Cioè, mi sta sul gigante elettrico. Ogni volta che me lo trovo non so che fare, perché è troppo forte, cioè, mi spacca tutto. Allora, secondo me, ultimamente sì? Si giocano deck. Cioè, si fa gara a chi è meno skillato. Prima vedevi pro con deck ultra skillati, sì? Fare cose allucinanti. Adesso con queste ultime carte che sono uscite, sono usciti deck praticamente skill quasi, perché molti deck sono spawn, quindi con capanne che spawn e generano truppe con cui tu fai piano piano danni alla torre fino a che li ha buttato. Molti deck sono porco due, non deve entrare in base quella roba, però riesce a contenerlo un po', riesce a contenerlo. Sì, con i due principi, cioè prima gli ha fatto danni perché ha overciclato il gigante elettrico, quindi Ale ha sprecato 9 giocando i due principi e lui l'avversario. Orco zio porco. Ottimo il moschettiere. No, è vinta comunque, non può fare nulla. Ok. No, c'ho l'ansia, cioè c'ho l'ansia io. Tutti in piedi sul divano. Tutti in piedi sul divano. E si va a prendere anche un'altra. Mi dissocio. GG, l'abbacchio, il pescione. Spam di pesce, raga, spam di pesce. Ragazzi, è quello spam di pesce, raga. Comunque la gente non si fida, mette tutte perse, invece continua a vincere, Ale. Adesso si shoppa. Prendi un po' di gemmine, apriamo il baule per il content. Adesso. Insieme. Il baule non l'hai più aperto, quindi ce n'hai già uno in debito. E in più ne apri in altri due, quindi 3 baulozzi, perché 2 da me sono core. Adesso.
così. A chi lo dedichiamo? Questo... Vediamo, datemi un nome. Questo, dedicalo a Ciccio, dicono in chat. A Ciccio? No, Ciccio Gamer no, ragazzi, Ciccio Gamer no. No, lo dedico a un sub. No, l'ultimo sub, a Lorenzo Perez 03. Ricordiamo punto esclamativo sub per la sub gratis col Prime. Ah, ma te, poi ti devo consigliare una cosa. 4006. Jolly comune. Sì, skippali perché adesso ti darà sempre Jolly. Ok, Jolly. Leggendaria, Jolly leggendaria. Ok, aspetta. Okay. Eh no, qua è obbligato, qua devo prendere per forza lo sbocchettino. Ok. Qua scegli fra due carte. Qua è l'unica che posso prendere, che la Tesla. Vedo. Credo che l'unica che posso prendere è la Tesla. Perché l'altro ce l'ho no, già maxato. No, ce l'hai. Ce l'ho già maxato. Uguale. La puoi livellare. Ok, qua guarda, guaritore o torre bombardiera? Direi torre bombardiera. Torre bombardiera, ok. Qua è barile barile barbaro, secondo me. Barile barbaro o cannoncino? Sì, 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 barile, barile. Ok, leggendarietta, vediamo che arriva. Oh. Beh, bella merdina, che dici? Aspetta, vediamo. Arciere o fantasma? Io qua ti direi di prenderti il fantasma perché è un'ottima carta che si può usare col GR. Col GR? Ok. Qua abbiamo dei pipistrellini, giusto? Aspetta, che le vedo, lo vedo in ritardo. Sì, sì, pipistrelli. È uguale, uguale. Indifferente, ok. Principe qua, secondo me. Oro. Principino. Aspetta, fammi vedere. Andiamo di principino qua. Sì, dai. Qua a livello massimo. Vediamo. Drago elettrico. Drago elettrico. Allora io direi di prenderti invece il principe nero per l'oro. Ci accumuliamo esatto. Un po' di oro per potenziare altre carte in questo caso. Ok, va bene. Oh, non male, sai? Gran cavalier, ragazzi. Jolly, ma io ho 2000 jolly che non ho mai usato. Ma jolly. Buongiorno, usiamo. Buono, buongiorno, i terribili. E abbiamo la leggendarietta, vediamo un po'. Qua razzo o spiritello della cura? Spiritello della cura. Ok, poi... il diavolo! Ragazzi, arriva la leggendaria, al drop però. Però strepone elettrico. Oh, bono! Vediamo. Nessuna delle due. Trega madre oh. E tronco. Il tronco. Oh, il tronco supremo!